Eccezionalmente di giovedì saremo insieme un'ora. Buona serata a tutti, 25esimo appuntamento di Offside. Oggi pomeriggio si è giocato il turno prepasquale e dunque ha visto questo turno il Pineto che ha pareggiato e ha visto ridursi solo 7 punti il vantaggio sulla Vigor Senigallia che ha battuto in casa il Matese. Chieti che prova a risorgere e a mettere fine a questa questione salvezza diretta. Invece adesso si fa difficile la finale di stagione dell'Avezzano. Invece sotto, in basso classifica, bene il Lavastese che batte la Cinzia Albalonga in trasferta, bene anche il Notaresco che vince in casa. Parleremo di tutto questo insieme ai nostri ospiti in studio che vado subito a salutare. Una buona serata a Roberta Di Sante. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Ciao, E una buona sera all'altro collega, Andrea Costantini. Eccoci ciao, buonasera a tutti. qui. Allora, vedete già in sovraimpressione il nostro numero per interagire con noi, 392-623-7060, WhatsApp e SMS per parlare, mandare messaggi, commentare insieme a noi questa giornata. E intanto noi ci andiamo a vedere i risultati di questa giornata. Il 30° turno del campionato: Chieti Roma City 1-0, Cinzia Vastese 0-1, Monte Giorgio Termoli 0-0, Notaresco Porto d'Ascoli 1-0, Nuova Florida Trastevere 0-3, Pineto Tolentino 0-0, Samb Fano 1-2, Vigor Senigallia 3-2 sul Matese, Vasto Girardi 1, Avezzano 0. Questa gara iniziata con 30 minuti di ritardo per un malore occorso ad uno spettatore sugli spalti. La classifica dice così: Pineto 67, Vigor Senigallia 60, Trastevere 55, Fano 48, Cinzia Albalonga 47, Matese 43, Porto d'Ascoli 42, Chieti 39, Vasto Girardi 38, Nuova Florida 38, Samb e Avezzano a 37 punti, Roma City 32, a 33, scusate, Vastese 32, Termoli 29, Monte Giorgio 28, Notaresco 27, chiude il Tolentino a 22 punti. Andrea, che cosa ha detto la giornata di oggi? Beh, intanto la notizia principale è questa, o meglio, le notizie principali sono le vittorie di Chieti e Vastese. Il Chieti ha fatto un favore intanto a se stesso, ha battuto una squadra che ha giocato, sta giocando un grande girone di ritorno. Evidentemente, se rivediamo la classifica, ha anche ipotecato la salvezza, e ha fatto un favore a una squadra in grossa crisi che è l'Avezzano, perché ora davvero. Io prima scherzando ho fatto una battuta nel corso del pomeriggio, ho detto il Chieti rimette in gioco l'Avastese e salva l'Avezzano. In realtà in parte è così, ma la classifica ora per l'Avezzano si fa davvero spaventosa, perché l'Avezzano è l'ultima squadra fuori e poi inizia la zona playout, perché c'è l'Avezzano a 37 con la Sanbenitese e poi c'è il Roma City a 33. Quindi questa vittoria del Chieti pesa tantissimo per la squadra di Chianese, che ha disputato un'altra gara assolutamente gagliarda, ripeto, contro un avversario forte con cui è difficile giocare di questi tempi, e ha fatto un favore indiretto all'Avezzano, ma anche all'Avastese, perché l'Avastese con questa seconda vittoria consecutiva, evidentemente la sosta ha rigenerato l'Avastese, ma soprattutto il secondo tempo della gara contro il Monte Giorgio, perché il primo tempo era stato inguardabile. No, poi non so cosa sarà successo all'intervallo della gara dell'Aragona, però la Vastese è davvero risorta, come ho detto domenica scorsa, e quindi questi sono i due fatti salienti, le vittorie del Chieti e della Vastese, la Vastese che torna a vedere la luce, anche se la salvezza diretta è distante 5 punti e lì c'è purtroppo una cugina come l'Avezzano. Poi è evidente che bisogna sottolineare questo passo falso del Pineto, che comunque ritengo non abbia o non avrà degli scossoni. Il traguardo è sempre vicino. Basti dire che a Roma, nel prossimo turno, nonostante oggi il Pineto abbia perso 2 punti, c'è comunque il primo match point, perché in caso di vittoria a Roma e di contestuale sconfitta della Vigor Senigallia a Vasto Girardi sarà promozione. Però potrebbe essere quella partita anche la gara che rimette un po' tutto in discussione, anche se a me sembra proprio che il Pineto sia talmente artefice del proprio destino, abbia talmente tanti punti che è solo un piccolo passo falso che
e chiudo, ci poteva stare in questo periodo. Magari me lo aspettavo di più contro l'Avezzano perché il Pineto era reduce dall'impresa di Coppa. In realtà il passo falso è arrivato oggi contro il Tolentino, poi come Roberta mi ha detto, e poi lei sarà più specifica, oggi il Pineto aveva una valanga di assenze, ha sbagliato un rigore, quindi è stata anche una giornata no per questo, da questo punto di vista. Roberta, prima di andarci a vedere il tuo servizio, ci fa capire se poi alla fine della partita c'erano magari dei musi lunghi, qualcuno si aspettava di più, soprattutto tra, nella squadra, nel gruppo squadra, nei giocatori, ecco, questo pareggio ha un po' influito o pensi che è solo un incidente di percorso, seppur minimo, visto che poi ci sono le vacanze di Pasqua, ci si potrà riposare qualche giorno e poi, come ha detto Andrea, andare a Trastevere e iniziare questo cammino verso la Serie C. A caldo un minimo di contraccolpo ovviamente lo dà sempre un pareggio che comunque lascia l'amaro in bocca, ha lasciato l'amaro in bocca un po' a tutti, non soltanto per il rigore, il calcio di rigore sbagliato che comunque ci può stare, può capitare, ma perché il Pineto ha creato veramente, a dispetto dello 0-0 che sembra un risultato insomma che evidenzia una partita con poche occasioni, in realtà invece il Pineto ha creato moltissimo, ma non è riuscito, è mancato sicuramente tanto in freddezza negli ultimi 16 metri, nell'ultimo passaggio, un po' di lucidità sotto porta, questo sì, e questa cosa in modo particolare, anche se poi la prestazione tutto sommato c'è stata, però questa cosa, l'essere non riusciti a sfondare il muro cremisi, comunque un pochettino di rammarico, come giusto che sia, lo ha lasciato. A mio avviso la sosta arriva in un momento propizio a questo punto del campionato, visto che comunque ci sono anche diversi giocatori assenti, anche se Amaulo ha detto che comunque dice, si poteva far leva sulle assenze nel momento in cui tu la prestazione non la facevi, però siccome la prestazione c'è stata, dice non facciamo leva sulle assenze, non troviamo questa scusante, però ecco, mancavano comunque giocatori importanti, per cui sostanzialmente credo che la pausa arrivi in un momento giusto anche per ricaricare un po' le pile, cancellare questo mezzo passo falso e riprendere con più slancio a Roma. Lo ascoltiamo tra poco Daniele Amaulo, intanto ci andiamo a vedere il testa coda Pineto Tolentino 0-0, il servizio di Roberta Di Santa. Non va oltre lo 0-0 la capolista Pineto nel più classico dei testa coda contro il Tolentino al Mariani Pavone e si fa rosicchiare due punti dalla Vigor Senigallia vittoriosa contro il Matese. Adriatici che contano assenze pesanti, agli squalificati Nonni, Forgione e Allegretti, si aggiungono gli infortunati Cercacci, Domizi, Maio e Foglia. 3-5-2 per entrambi i tecnici, con Amaulo che sceglie in avanti la coppia Emilin Giambè, mentre Zannini si affida al duo d'attacco Tizi Palletti. Prima del fisto d'inizio, squadre che entrano in campo insieme con i ragazzi delle scuole di Pineto per lanciare un messaggio di sensibilizzazione contro il bullismo e riconoscimento con consegna da parte del presidente Silvio Brocco della maglia commemorativa al portiere Simone Mercorelli, talento cristallino classe 2001, per il traguardo delle 100 presenze in biancazzurro. Pineto subito propositivo, che all'ottavo suona il primo squillo, lampo di Traini da fuori che centra in pieno l'incrocio dei pali. Biancazzurri vicinissimi al vantaggio che insistono al quattordicesimo. Lucarini recupera palla e serve in Giambè che va in percussione per vie centrali, ma il pallonetto termina oltre la traversa. Il Tolentino si affida al mancino di Tizi che al ventitreesimo termina di poco al lato della porta difesa da Mercorelli. La gara è viva subito dopo la mezz'ora. Minincleri serve ancora in Giambè che si coordina col destro, ma il diagonale termina fuori di un soffio. Passano due minuti e risponde il Tolentino con Palletti che al 33esimo mette i brividi ai biancazzurri con la girata di prima intenzione che termina alta per questione di centimetri. Sussulto nel finale di frazione, al 41esimo azione insistita dei locali, ribattuta la conclusione di Giambè, poi il tentativo di Minincleri salvato sulla linea, quindi la sfera arriva a Di Filippo che viene atterrato da Nagi in area per l'arbitro Martino di Firenze. Ci sono gli estremi per il calcio di rigore e l'ammonizione. Minincleri dal dischetto non riesce però a superare Gagliardini, che intuisce l'angolo giusto e blocca.
La prima frazione termina così a reti inviolate. Il copione del match non cambia nella ripresa. Il Pineto fa la partita ma non riesce a trovare la via del gol. Al settimo, Ngiambé dalla destra pennella sul palo lontano per la testa di Emili, che costringe Gagliardini al miracolo sulla linea. Si sbraccia l'attaccante biancazzurro, che chiede a gran voce la rete, ma per il direttore di gara la palla non ha varcato la linea bianca. Il Tolentino gioca di rimessa, ma quando si distende è pericoloso, come al nono, quando Mataloni in diagonale chiama all'intervento un super Mercorelli che risponde presente mettendoci il guantone, quel tanto che basta. Il Tolentino si chiude e il Pineto ci prova dalla distanza, prima con Milani, spera che si alza di poco sopra il legno trasversale, poi alla mezz'ora con il diagonale di Emili dalla sinistra, senza fortuna. Il Pineto crea tantissimo ma non riesce a superare il muro Cremisi, e in pieno recupero, mentre arriva la notizia del sorpasso della Vigor Senigallia che ribalta il risultato col Matese, rischia di incassare la rete del KO. Al 48esimo Massarotti su punizione impegna Mercorelli, che alza in corner dalla bandierina. Marchigiani ha un soffio dal vantaggio con Steponi, che manca di un niente il bersaglio grosso. Dopo 5 minuti di recupero termina senza reti, un pari che fa soprattutto morale per la squadra ospite e che frena la corsa della capolista, che vede ridimensionato a più 7 il vantaggio sulla Vigor Senigallia. Ora la sosta pasquale per ricaricare le pile, poi il primo match point in quel di Trastevere. Se uno guarda la classifica e dà il risultato per scontato, le partite bisogna giocare. Sapevo che il Trentino è ancora una squadra viva, è venuto di qua per giocare le ultime chance di salvezza, hanno coperto bene il campo e noi dovevamo essere più incisivi sulle situazioni create, perché ne abbiamo avute soprattutto nella prima frazione diverse clamorose, e poi non puoi fare 7-8 palle gol, quando ne fai 4-5, una traversa, un rigore fallito, poi ti cominci a innervosire, passa 2 minuti, ti prende l'ansia, è una partita dove c'hai soltanto da rimettere, perché il risultato sembra scontato, però poi bisogna giocarla e vincerla, pagare i rigori, avere delle assenze importanti. Secondo me, se non avessimo creato qualcosa, al limite si poteva fare magari un'ipotesi di recriminazione sulle assenze. La squadra ha creato e ha avuto delle situazioni importanti. Non siamo stati cattivi e determinati per passare in vantaggio e portare a casa una vittoria importante. E domenica scorsa abbiamo detto che ci aspettano 5 finali, adesso sono rimasti 4, cioè la sosta di Pasqua, speriamo di recuperare qualche giocatore infortunato, gli squalificati li recuperiamo sicuramente, e poi ci prepareremo alla prossima finale a Trastevere. Quindi dobbiamo andare avanti, il nostro destino, l'ho detto, è nelle nostre mani, quindi lo decideremo noi. Questa è una nota dolente, perché magari noi siamo pochi in mezzo al campo, che ci alleniamo sul sintetico, quindi sono stati fatti dei lavori, però in mezzo al campo si fa difficoltà a giocare. Diciamo, il rimbalzo è irregolare, e quando devi fare la partita i tempi di gioco spesso te li rallenta, quindi questo è un po', ripeto, non vuole essere un'area per giustificazione, però il campo sicuramente un po' penalizza la squadra che deve costruire e creare il gioco e fare la partita. Che per noi era una bella sfida da goderci contro una squadra che ha meritato, che ha dimostrato di essere la più forte finora, quindi per noi era una bella sfida, quindi ci siamo concentrati su questa partita indipendentemente da quello che è la classifica, sappiamo in che posizione siamo, ma ci volevamo togliere una soddisfazione che, seppur un punto, però ce la siamo tolta, ecco. Noi crediamo che possiamo vincere ad Avezzano, che è la prossima partita. Crediamo in questo e poi dobbiamo guardare la classifica di partita in partita, perché in questo momento siamo dietro a tutti e quindi non dipende solo da noi. Quindi noi crediamo di poter vincere ad Avezzano, poi vediamo cosa succede. Eccoci qui, tra poco torneremo negli spogliatoi del Mariani Pavone. Andrea, è arrivato un sms dove dice: il Pineto si è creato, ha fatto bene, ha fatto tanto, sbagliato anche un rigore, però adesso è importante stare sul pezzo, perché non è ancora finito, ovviamente. Ma io penso che questo risultato sia utile proprio per rimettersi con la giusta concentrazione, non che oggi sia mancata, perché nonostante l'assenza il Pineto fino a quasi alla fine ha creato tanto, rigore sbagliato, occasioni respinte sulla linea, tiri che sono usciti di poco, la traversa. Poi alla fine hai rischiato anche la beffa, sarebbe stato
sarebbe stato eccessivo, però oggi non si può dire che il Pineto non abbia fatto la prestazione. Se guardiamo il campionato, il Pineto, non dico tanto l'Avezzano, ma mi viene in mente la partita di Termoli, non meritava affatto di vincere. Nell'arco di un campionato poi queste situazioni si vanno un po' a compensare. Sono partite dove magari non meriti fino in fondo e la porti a casa, e partite come questa che crei tanto e sbagli. Ma ripeto, la sostanza non cambia, ripeto, quello che conta è dove è il Pineto in questo momento. Il Pineto è a questo passo, cioè che alla prossima partita c'è il primo match point, e anche con la vittoria sarebbe stato così, primo match point. Poi è chiaro che servono due condizioni complesse, una vittoria del Pineto, una sconfitta della Vigor Senigallia, ma siamo al primo match point, quindi assolutamente con la giusta calma, ma anche la giusta determinazione, con la squadra che avrà recuperato diversi suoi effettivi, anche una gara difficile come quella sul campo del Trastevere, il Pineto ha vinto alla Lamezia ultimamente, ha vinto l'Avezzano. Non dico che non avrà problemi, ma è assolutamente alla portata l'obiettivo. Ricordiamoci che giocherà sempre una finale di Coppa Italia. Poi, sì, quello è un bel traguardo, ma di fronte al fatto che si può andare in Serie C, certo, è un traguardo che impallidisce. Roberta, in un passaggio a Mauro ha parlato e l'ha sottolineato, non deve essere un alibi, ci alleniamo sempre in un campo sintetico, il campo di Pineto l'abbiamo visto questa stagione aver avuto anche tanti problemi, non ultima la partita rinviata con la Cinzia al Balonga, sì, si era fatto male un assistente, ma il campo era in pessime condizioni. Ecco, questo non è un alibi, però il mister lo ha sottolineato. Sì, questa non è una variabile di oggi, nel senso che comunque già da un po' di tempo che purtroppo ci sono dei piccoli problemi quest'anno, forse un po' maggiori rispetto agli anni precedenti, sulle condizioni del terreno, forse anche perché è vero che il Pineto non si è allenato, però comunque è stato un campo piuttosto utilizzato in ogni caso, anche se la prima squadra poi si allena sul sintetico, e quindi qualche problemino c'è stato, anche se so che comunque sono già stati pianificati i lavori per la sistemazione, quindi appena ci sarà la possibilità che quindi il campionato si fermerà, ci sarà la ripresa dei lavori per la sistemazione del manto. Però per una squadra tecnica come il Pineto, che comunque costruisce tanto gioco, ha giocatori dotati di un livello tecnico importante, effettivamente puoi avere dei problemi a livello di campo, magari ti va a dare quel gap che ci potrebbe stare con squadre tecnicamente inferiori, magari poi si va ad assottigliare, diciamo. Però io dico anche però, che siamo alla fine del campionato, ora ormai una situazione del genere a inizio, a metà campionato, ormai siamo... No, gli è stata fatta la domanda specifica, questo sì, per... Però facciamo così, ci vediamo Maurizio al volo la moviola sul colpo di testa di Emili, così vediamo anche il parere. Sì, qui Emili voleva il gol, c'è cioè l'assist di Njambe, il colpo di testa sul palo lontano di Emili, ecco. E qui Emili si sbraccia, voleva il gol. Ecco, ma qui c'è anche un fermo immagine, Andrea. Secondo me è entrata, non ho la certezza, ma a mio avviso la palla è entrata. Roberta? Da qui non è semplice, lì per lì appena l'ho vista. Sì o no? Ma peraltro se guardiamo il piede, allora il piede destro è dentro la porta chiaramente, il piede sinistro mi pare sia proprio sulla linea. E lui sta andando indietro. E lui è con le mani sta dietro rispetto al piede sinistro, quindi mi sembra proprio chiaro che la palla è entrata. Poi chiaramente non ho occhi la goal line technology. Certo. E non sta oltre il ginocchio effettivamente la palla sul fermo immagine, quindi effettivamente potrebbe aver ragione Emilio, la palla potrebbe essere entrata. In una stagione dei record per il Pineto, possiamo dire così, oggi c'è un altro record, quello di Simone Mercorelli che ha raggiunto le 100 presenze con il Pineto, ce lo ascoltiamo alla fine della partita e poi lo commentiamo insieme. Sono arrivato e all'inizio c'è stato un primo periodo in cui sembrava andare tutto male, in cui comunque quello sarebbe stato il mio primo e ultimo anno. E poi le cose sono cambiate piano piano, io all'inizio di quest'anno neanche ci pensavo che comunque avrei potuto fare 100 presenze con il Pineto. È un traguardo importante, ma allo stesso momento è un punto di
diciamo, un punto di inizio più che d'arrivo, e quindi niente, è una bella soddisfazione, sarebbe stato ancora più bello festeggiarla con la squadra, con la vittoria, ecco. Pupazzetto, niente, questo è il mio pupazzetto di quando ero piccolo, quando giocavo praticamente me lo portavo sempre dietro con me, appena finivo l'allenamento mi levavo i guanti, quasi che li buttavo, e prendevo il pupazzetto per odorarlo, perché l'odore, non lo so, i bambini, non ci sono motivazioni sinceramente scientifiche. Sì, no, devo ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff, mia madre, perché comunque so che c'è lo zampino in questo caso della mamma che mi segue sempre, quindi ringrazio tutti quanti, ecco. E questo era Simone Mercorelli, emozionato perché starà raggiungendo sicuramente... Quando lui dice i problemi all'inizio, io ricordo la prima partita di Coppa per Sassalò con un suo errore, un tiro cross che lui mise dentro, e quindi sembrava l'inizio di una storia che potesse non andare a buon fine. Invece bisogna dire che ha avuto una crescita esponenziale, non solo quella partita ma anche i primi mesi, ma l'ho ricordato lo stesso Mercorelli, sono stati difficili. Poi però si è imposto ed è ora un'autentica certezza, non a caso fa parte di una fase difensiva che è il grande segreto di questa squadra. Ha trovato sicuramente l'ambiente giusto, Roberta brevemente. Questo è un ragazzo prezioso, assolutamente prezioso, è cresciuto, come diceva Andrea, tantissimo, perché è vero che all'inizio ci sono stati diversi problemi, i primi mesi non sono stati facili per lui, anche insieme con il suo allenatore, poi è riuscito a trovare un equilibrio ed è cresciuto in maniera esponenziale, oggi come oggi, insomma, ha salvato tante volte il Pileto in tante occasioni. Ed è veramente un ragazzo assolutamente prezioso in questo momento, che meriterebbe anche palcoscenici superiori, magari chissà se può arrivarci col Pineto quest'anno. Archiviamo la pagina Pineto facendo ancora una volta i complimenti a Simone Mercorelli e al Pineto. Andiamo all'Angelini con il Chieti, che ha battuto il Roma City 1-0 sul finale. I minuti finali finora non erano stati particolarmente favorevoli al Chieti, invece questa volta fa proprio suo il minuto finale, vince il Roma City e adesso le porte per la salvezza diretta sono spalancate. Chieti, Roma City, 1-0 il servizio. Come un segno del destino, Giovanni Di Renzo, teatino doc nel suo stadio, con un gol nel finale, regala la quasi matematica salvezza al Chieti. Il risultato finale di 1-0 sul Roma City è meritato ed in un certo senso sta anche stretto all'11 di Chianese, che rischiava di vedere in salita la strada verso la permanenza in Serie D. Lo squalificato Chianese segue i suoi dal settore distinti. In panchina, oltre al secondo di marzo, per la prima volta va il presidente Ettore Serra. Nero-verdi devono rinunciare a Masavuda, appiedato dal giudice sportivo. Tutti a disposizione per mister statuto Roma City, ricordato prima del fischio d'inizio Giustino Romano, tifoso nero-verde, scomparso 14 anni fa nel terremoto dell'Aquila. Pesantissimi punti in palio all'Angelini e lo si percepisce subito da un intervento duro di Riosa su Frulla. Il direttore di gara non se l'è sentita, dopo solo 120 secondi, di prendere un provvedimento. È comunque un Chieti intraprendente. Liepa a pescare il classico movimento ad inserirsi di Cesario, l'attaccante prova di destro, ma Opare è bravo nel frattempo a restringere lo specchio della porta. Dopo una fase di studio sono gli arancio-blu a portarsi dalle parti di Serra. Frulla pesca sul secondo palo Rasi, ma prima di lui arriva Mancini ad evitare i guai peggiori. Il Chieti fa scorpacciata di tiri dalla bandierina. Da uno di questi Di Renzo gira in porta, ma Opara blocca a terra. A riposo il risultato è fermo sullo 0-0. A rompere subito gli indugi ad inizio secondo tempo sono gli ospiti. Troppo lo spazio lasciato a Rea, l'ex Pineto prova il tiro, sfera sul fondo. La ripresa, che si gioca fin qui al piccolo trotto, vede il Chieti protestare col direttore di gara al 12°. Mercuri per vie centrali va giù in area di rigore, Cosimo Papi di Prato fa giocare. Quattro giri di lancette ed è Rossi ad andare vicino al gol. L'azione parte dalla destra con la sfera che giunge al numero 10, ma il tiro si infrange sulla schiena di Jacoponi. I 23 gol segnati finora sono la conferma della poca vena realizzativa dei teatini sotto porta. Allora ancora una volta ci pensa un difensore, Di Renzo, sale in cielo e mette alle spalle di Opara. Primo gol per lui in carriera col Chieti, che va a festeggiare sotto la Volpi. Il finale è una sofferenza, ma la difesa questa volta regge bene l'urto, così al triplice fischio finale può esplodere la festa nero-verde per una salvezza che adesso non è più una chimera. No,
è una brutta sconfitta, perché purtroppo oggi eravamo noi qui con l'intenzione di almeno portare a casa un punto, quindi non è... però mancano ancora 4 partite, ci sono 12 punti a disposizione, quindi non, la mia squadra sicuramente non mollerà. Sì, per una disattenzione su un calcio d'angolo, quindi dobbiamo fare mea culpa e quindi cercheremo di migliorare durante queste ultime partite che ci rimangono. Purtroppo, cioè, queste partite si sa che sono delle partite con i nervi tesi, e quindi ci poteva stare che per un piccolo errore si poteva perdere la partita. Oggi sicuramente avrebbe vinto chi prima andava in vantaggio, così è stato, però qualcosina in più potevamo fare sicuramente. No, non ci siamo accontentati assolutamente, abbiamo fatto dei contropiedi, abbiamo creato qualcosina in più, però purtroppo è una costante di questa squadra che nell'ultimo passaggio manca sempre. Quindi ci è mancato l'ultimo passaggio, il passaggio decisivo, e purtroppo questo a lungo andare ci ha penalizzato. Appena ho visto la palla che entrava, ho provato una gioia immensa e sono subito corso verso i ragazzi della curva che hanno fatto sempre sentire il sostegno da quando sono piccolo, che io sto qua, da quando ho 17 anni che ho visto le prime partite in prima squadra. È sempre uno spettacolo e quindi è una gioia immensa. No, vabbè, il gol non è importante chi lo fa, cioè, oggi l'ho fatto io, ma era importante vincere. Era una vittoria fondamentale, ci serviva perché valeva 6 punti. Adesso dobbiamo continuare a stare sul pezzo, perché anche la prossima è importante, è un derby, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Bel cambio di controllo. Sì, ma il lavoro è merito di tutta la squadra, non siamo solo io, Damian e Michele, ci aiutano i centrocampisti, ci aiutano tantissimo. Oggi Kristaps ha fatto una partita importante, e anche gli attaccanti, che sono i primi che ci spingono in pressione e in difesa. La vittoria vale sempre, sia se è la prima giornata, sia se è l'ultima giornata. Oggi abbiamo visto il Chieti di Serra, non tanto per la qualità, perché non abbiamo ancora raggiunto la qualità che noi vogliamo, ma lo spirito e la determinazione, perché questo deve essere il modo in cui bisogna giocare a Chieti, e secondo me anche in altri posti, se si vogliono raggiungere gli obiettivi, qualsiasi si siano, sia la salvezza o la promozione. Certo, certo, ma è quello che volevamo. Io quando ho scelto mister Chianese l'ho scelto per questo motivo. Sapete benissimo che ho esonerato il mister precedente dopo una vittoria e ho detto che volevo il gioco della squadra. Oggi vediamo il gioco, abbiamo ancora tanto da crescere, la rosa l'abbiamo anche rinforzata, siamo sicuramente un po' carenti, ma questo è un dato di fatto, nella fase offensiva e nella realizzazione, ma oggi, se contate tutte le azioni da gol e tutte le occasioni, non c'è da recriminare nulla, perché se oggi avessimo fatto 2 o 3 gol o ci avessero dato il rigore, questa partita finiva 3-0 e nessuno poteva dire nulla e nessuno poteva criticare il mio attacco. Quindi anche l'attacco oggi è stato assolutamente all'altezza e quindi sono soddisfatto di come hanno giocato. Sarà una serena Pasqua. Sì, diciamo che persone molto più importanti di me, che Allegri dice sempre ai giocatori, le partite prima dei fermi non perdetele mai, se non mi rovinate le feste. E io devo ringraziare i ragazzi che non me le hanno rovinate. Torniamo in diretta con la seconda parte di Offside. Andrea, abbiamo visto la vittoria del Chieti, vittoria abbiamo detto fondamentale, poi abbiamo ascoltato anche le parole di Ettore Serra, per la prima volta in panchina in questa stagione, ha seguito quindi la squadra da vicino. Il presidente dice: questa è la squadra di Serra. Sei d'accordo secondo te? Ma io capisco il discorso che fa il presidente Serra, che è improntato ad avere uno spirito battagliero, però se la mettiamo sotto questo profilo, il Chieti è stato tantissime volte così, ma lo è stato anche nella gestione Cotta e lo è stato nella gestione Chianese. Cioè, nella gestione Cotta è una squadra che ha fatto forse più di quello che i valori tecnici potevano dire. La squadra poi presa in mano da Chianese è ritoccata, ben più che ritoccata dalla società, è una squadra che è stata sempre coriacea, sempre solida e che ha fatto leva sulla sua forza difensiva, perché poi ha dei difensori molto bravi a fare il loro lavoro, ma che poi, come è successo oggi, risolvono anche le partite. L'ho fatto oggi di Renzo, non scordiamoci i gol di Spinelli, Pietrantonio finché è rimasto a Chieti,
cioè i difensori hanno avuto un impatto molto molto importante in questa squadra, ma ripeto, lo spirito questa squadra l'ha sempre avuto, ha sempre lottato. Chieti non ha mai perso male le partite quando ha perso, ha sempre perso di misura e ha vinto di misura, perché comunque lì davanti, che ne dica il presidente, ci sono dei problemi, perché i gol segnati dai vari Cesario, Bordon e tutti gli altri oggi sono stati ancora, oggi Bordon pochi. Ancora in tribuna. Sì, ma ormai mi sembra chiaro che c'è una frattura con il mister. Però, come dicevo prima per il Pineto, il discorso del campo, ora bisogna portare a casa sì. L'obiettivo e il risultato. Oggi Chieti è stato risoluto, magari qui ci stava anche un rigore sullo 0-0, che avrebbe potuto sbloccare anche prima la partita, una vittoria preziosa. Chieti che ha rischiato però, Andrea, preziosa. All'inizio, dopo 120 sì. Secondi con Riosa. Sì, ha rischiato perché lì, quello è un intervento con piede a martello, e un altro arbitro, su quell'intervento arancione tendente al rosso, può estrarre il cartellino rosso. Però capisco da un certo punto di vista che era una partita molto delicata, però non puoi comprometterla. Allora, allora a proposito di arbitro, ti dico che l'arbitro di oggi è in odore di promozione. Beh, per la Serie C. Fa parte di probabilmente, quella... probabilmente avrà letto la partita, sapeva che era una partita molto molto tesa, posta in palio molto alta, e su quell'intervento ha chiuso due occhi, ha chiuso un occhio e mezzo sperando poi che il giocatore si potesse calmare. Roberta, 39 punti, ha fatto un bel balzo in avanti il Chieti con questa vittoria, il derby di Vasto, la partita in casa col Termoli, poi a Fano e chiude in casa col Matese. Ecco, mancano qualche punticino, il Chieti può stare abbastanza tranquillo, tu che pensi? Ma sicuramente è una squadra in crescendo, una squadra che comunque secondo me ormai è in odore di manca giusto qualcosina proprio per la matematica, però il Chieti può tirare un sospiro di sollievo. Penso che ormai a conti fatti, con le partite che restano, dovrebbe riuscire a centrare l'obiettivo. E chi invece, Andrea, purtroppo... Sono più preoccupata per le altre di squadre. Se qualche mese fa facevamo dei discorsi al contrario, si pensava anche ai playoff, ne abbiamo parlato tante volte anche col presidente. Il presidente due o tre puntate fa ha parlato di obiettivo quinto posto. L'ha confermato, invece adesso bisogna stare attenti sotto. L'Avezzano, sì, che perde 1-0 al Ditella di Vasto Girardi. Ci vediamo il servizio e poi commentiamo insieme. Scabrosa vigilia di Pasqua al Ditella, in palio punti pesantissimi per la salvezza diretta, quelli che si contendono Vasto Girardi ad Avezzano. Coletti recupera Petriccione tra i pali e Ruggeri al centro della difesa per l'assalto ai biancoverdi, che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro uscite. Dirige la signora Lara Spata della sezione di Bari. Il fischio d'inizio posticipato alle 15:30 a causa di un guasto al pullman dell'Avezzano, che ha fatto slittare di qualche minuto l'arrivo al campo. Passando al calcio giocato, 1:40, ottima la trama dei padroni di casa con la percussione di Fiori, che va ad offrire assistenza a Calemme sul suo tiro. Coco para in allungo al 21esimo, di nuovo Calemme, sinuoso tra le maglie avversarie, arriva a calciare dal limite, pallone alto non di molto sulla traversa. 26, ecco gli ospiti con l'avanzata di Donatangelo, che prova con un raso terra a piazzarla all'angolo. Vigile Petriccione, che risolve in due tempi sul proprio lato sinistro. Alla mezz'ora in area marsicana vi entra Fiori, contatto con Labonia, fischiato il fallo in attacco nell'occasione. È un Vasto Girardi vivo più che mai. 5 minuti più tardi Ruggeri su calcio da fermo, soluzione a rientrare. Coco si supera nuovamente e schiaffeggia in corner. Dallo stesso corner Caparbio, il capitano degli altomolisani, che giganteggia con freddezza sotto porta e di testa va segnare l'1-0 al 39esimo. Altro episodio dubbio sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, sempre in favore dei locali. Il pallone sul secondo palo, a contenderselo Gargiulo e Bianciardi.
L'arbitro comanda la punizione in favore dell'Avezzano. Ultimo brivido al 45esimo prima dell'intervallo. Il destro da fuori a fin di palo di Donatangelo. 1-0 all'epilogo dei primi 45 minuti. Mister Coletti lancia Macni e Solimeno al posto di Coris e Canale. Al sesto nel corso della ripresa. Il mancino al veleno di Pellecchia. Petriccione effettua una buona protezione della propria porta. All'11esimo la controffensiva. Panaro dalla sinistra, teso sul primo palo per Macni, che schiaccia troppo debole col piatto destro, può bloccare Coco senza grossi patemi. Al 19esimo il Vasto Girardi riparte in contropiede con una manovra rapida, articolata e ben elaborata, nella quale sono implicati Calemme, Kylian Hernandez, Macni ed infine Fiori, proprio quest'ultimo a fallire il raddoppio, complice la bravura dell'estremo difensore avezzanese. Siamo al 29esimo, Sergio Ruggeri ci riprova da fermo, posizione però defilata, Coco accompagna sul fondo. Il minuto seguente, altro lato del campo, Donatangelo, sicuramente tra i migliori dei suoi, di potenza nel cuore dell'area, monumentale Petriccione che salva il risultato. 32, punizione del neo entrato Corrado, nelle fila di Scorsini, ancora Petriccione protagonista. Avezzano che al 33esimo resta in inferiorità numerica in virtù del rosso diretto rimediato dalla difensore negro per questo fallo ai danni di Kylian Hernandez e sul piazzato che ne scaturisce. Coco ribatte l'ennesimo tentativo di Ruggeri, il portiere 2003 chiamato all'intervento al 44esimo, prima su Calemme e successivamente sul neo entrato Sergio. Altomolisani che non riescono a chiuderla nel recupero, momenti di panico, uno spettatore del posto viene colpito da un malore, la signora Lara Spata ferma il gioco e procede lei stessa ad un primo intervento con un massaggio cardiaco prima dell'arrivo dei sanitari del pronto soccorso che provvedono al trasferimento dell'uomo in ospedale. Si riprende dopo qualche minuto ma senza sortite degne di nota, torna a vincere il Vasto Girardi che può godersi serenamente la Pasqua. Al ritorno in campo, sempre al Ditella, arriverà la vice capolista Vigor Senigallia. Andrea, allora, Avezzano che ha fatto qualcosa, mi sembra una squadra spenta. Conclusioni solo da fuori. È una squadra spenta, una squadra che deve però riaccendersi perché ora la situazione si fa seria. Il Tolentino oggi ha dimostrato che vuole ancora giocarsela, anche se oggi ha avuto una mazzata, perché è vero che ha fatto il punto a Pineto, però Notaresco ha vinto e quindi la zona play out è sempre più difficile da raggiungere, peraltro ci sono anche i distacchi da computare e quindi il Tolentino non è neanche detto che se raggiunge la zona play out possa fare lo stesso lo spareggio, però è una squadra Tolentino che se la sta giocando. Per l'Avezzano non sarà così semplice, deve però centrare quei tre punti perché altrimenti si farà durissimo, anche perché poi ho visto il calendario, l'Avezzano dovrà giocare ad esempio ancora col Trastevere, deve giocare sul campo della San Benedettese, poi ha un'altra partita la Vigor Senigallia, ha delle partite piuttosto dure. Quindi la partita col Tolentino deve essere giocata come una finale, perché altrimenti questa stagione è nata sotto altri presupposti, dove la squadra forse faceva presagire che poteva lottare per il vertice. Fino a qualche tempo fa il presidente Paris aveva il miraggio del quinto posto e ora invece siamo a parlare di una squadra che rischia di finire in zona play-out. Anche per l'Avezzano vale il discorso dei distacchi, può mettersi al riparo con i distacchi, ma bisogna tornare a vincere e la partita col Tolentino, lo ripeto, sarà decisiva e la squadra deve rialimentarsi, perché oggi invece è una squadra che ha spento la luce e che ha collezionato l'ennesimo cartellino rosso stagionale, oggi è toccata a nero. Ecco Roberto, a proposito di questo lo commentavamo a microfoni spenti, troppi cartellini rossi e poi possono pesare sul finale di stagione pesantemente. Non è che possono pesare, è che effettivamente pesano e stanno già pesando da diverse partite a mio avviso, anche perché ecco, c'è stato un momento in cui si pensava addirittura che l'Avezzano potesse riuscire a piazzarsi a ridosso della zona playoff, invece poi dopo si è invertita questa tendenza e c'è stato un periodo negativo che l'hanno portato invece adesso a rischiare i playout. E questo è dovuto anche in parte alle numerose assenze che comunque
vuoi non vuoi hanno inciso sulle prestazioni della squadra nelle ultime partite e che l'hanno portata, complice altre situazioni, al momento e al punto in cui si trova in questo momento, in cui sono d'accordo con Andrea, è importantissima, diventa snodo cruciale la partita contro il Tolentino, tra l'altro proprio a fine partita col Pineto, poche ore fa, il Gagliardini, il capitano del Tolentino, ha chiuso l'intervista dicendo: vogliamo andare a vincere ad Avezzano. Andiamo adesso a Notaresco, poi parleremo della Vastese, di cui non abbiamo le immagini finora, quindi commenteremo con gli ospiti la vittoria della Vastese a Genzano con la Cinzia Albalonga, ma adesso ci andiamo a vedere la vittoria del Notaresco per 1-0 che non vinceva la formazione rosso-blu dal 29 gennaio. Jacopo Forcella. Una vittoria che vale doppio. Sulla ruota di Notaresco è ancora il 12 il numero fortunato. Il minuto dell'ultimo successo interno con la San Benedettese e anche quello dell'1-0 con cui i rossoblù rilanciano la propria sfida salvezza piegando il Porto d'Ascoli. Tre punti di platino anche considerando che a Monte Giorgio i padroni di casa impattano col Termoli e adesso i play-out sono distanti solo un punto. Le prove generali del gol già all'ottavo, quando l'azione da destra di Bartoli dopo qualche rimpallo libera Forcini per la battuta di destro, ma l'angolazione è imprecisa e la sua conclusione manca lo specchio della porta. Non bisognerà attendere poi molto, però, per l'1-0 di casa. Pezzi da corner, pennella per la testa di Gelsi che schiaccia dove testa non può arrivare. Del Porto d'Ascoli poche tracce e allora, dopo un paio di tentativi sterili degli ospiti, è ancora il Notaresco a bussare dalle parti di testa e sempre con la conclusione centrale di Forcini controllata senza troppi patemi. Ma è clamorosa l'opportunità che il numero 8 ha sui piedi al 35esimo. Defendi, lo serve, il centrocampista spara a botta sicura ma è Sensi praticamente sulla linea di porta a respingere il pallone che sembrava poter assicurare il 2-0. Ripresa e immediato squillo di Giordano Napolano, missile da piazzato che Sciba disinnesca coi polpastrelli. Niente a che vedere con il miracolo a cui l'estremo difensore rossoblù è chiamato al 52esimo dopo l'azione di Battista e il tapine a colpo sicuro di Rossi. Sciba esulta per una parata che vale un gol. Il Notaresco si ritrae un po', Gelsi ci prova da piazzato, sfera alta, ma è Bartoli al 56esimo a concludere una ripartenza che passa dai piedi di Scimia e Romano. Testa risponde al diagonale dell'ala destra di casa. Ciampelli effettua cambi prettamente offensivi inserendo Spagna e Soue, anche se è Rovinelli a correggere un servizio da palla inattiva di Napolano che sorvola di poco la traversa. Gli ultimi minuti sono dominati dalla tensione. Soue gira male il traversone di Verdesi, ma è incredibile la palla gol fallita da Romano che, lanciato da Cardinali, entrato per Defendi, cincischia troppo e permette la chiusura di Pasqualini. Poco importa però, perché il Notaresco porta a casa un successo pesantissimo, uno di quelli che può valere una stagione. Dopo Pasqua inizia il trittico terribile di scontri diretti, ma oggi a vedere la classifica prevale la speranza più che la paura. Proprio vero che ci sono delle partite in cui i punti sono sempre tre, ma quei tre punti valgono un po' di più delle altre partite. Oggi era una gara così. Sì, hai ragione, effettivamente questa partita pesava, i punti pesavano, erano importanti. Siamo contenti, siamo felici perché secondo me abbiamo fatto anche oggi una buona gara. Potevamo fare qualche gol all'inizio, potevamo chiuderla, poi in qualche circostanza un po' fortuita loro hanno trovato qualche occasione, ma è stato bravo Clevis a metterci una pezza. Però tutto sommato credo che sia una vittoria meritata. Noi sapevamo che oggi era una carta per poter guardare avanti, perché classifica alla mano, la nostra posizione ci rende tranquilli in ottica salvezza, e quindi era giusto, per il rispetto del nostro lavoro, per il rispetto di quello che abbiamo costruito e fatto in questi tre anni e per il rispetto della società, fare un tentativo per cercare di andare a prendere qualcosa di più. Sono partiti meglio loro e lì siamo stati puniti purtroppo. La nostra è una squadra che nel momento in cui sbaglia qualcosa viene punita. Questa è la nostra storia ed è sempre stato così. Andrea, eccoci qui. Un gol lo ha fatto Gelsi e un gol l'ha fatto Sciba. Sì, è un classico, perché Sciba è un portiere che sa essere decisivo, lo è stato più volte, magari in altri casi per tenere situazioni di pareggio, e qui invece
una parata importante per tenere in vita le speranze del Notaresco. Gelsi, ricordo, decise anche la gara della prima giornata contro il Matese, e quindi un altro gol pesante segnato dal figlio d'arte, però Romano lì, quella occasione alla fine, magari sanguinosa, era sempre vittoria, però quello ti dice tanto di come di quello che è stato uno dei problemi principali del Notaresco, cioè la mancata concretizzazione. Lì non bisogna cincischiare, lì bisogna essere risoluti. Questo è il momento della risolutezza, è il momento di fare risultato, è il momento di sbatterla dentro, di non cincischiare. Oggi è andata bene, ma Romano, se avrà un'opportunità, la prossima mi pare sarà in casa del Roma City, sì, deve segnare. Perché se non si segna e non si va da nessuna parte, se poi rivedremo la classifica, Notaresco è a un punto dalla zona play-out, ma se anche raggiungesse e scavalcasse il Monte Giorgio probabilmente non farebbe il play-out perché ha il distacco. Bisogna non solo che il Notaresco superi almeno una delle squadre che sono lì su, ma deve anche accorciare. Ecco, se riuscisse a prendere il posto del Termoli, al momento si farebbe lo spareggio tra Vastese e Termoli, 3 punti. L'altro spareggio, Roma City 33, Monte Giorgio, in realtà in questo momento si fa, avevo la mente proiettata sulla Vezzano ha 9 punti di vantaggio sul Monte Giorgio, invece Roma City e Monte Giorgio hanno 5 punti di ritardo. Comunque il discorso cambia poco, non solo devi fare punti per guadagnare posizione da playout, ma devi fare punti per guadagnarti il distacco affinché tu possa disputare poi quella partita che vale un'intera stagione. Quindi insomma, Romano, difendi, Mercato devono essere più risoluti e decisivi sotto porta, altrimenti poi, come abbiamo visto anche in casa del Trastevere, quell'occasione avuta mi pare da Forcini sullo 0-0, quella è un'occasione che può cambiare la partita. Bisogna essere più concreti. Miracolo salvezza ancora possibile, ci scrivono i nostri telespettatori da casa, arrivano messaggi anche sull'Avezzano che non condividono. Mi sono fatto un po' fuorviare dal discorso perché l'Avezzano in questo momento avrebbe il distacco, sì, 37-38, certo. Per cui anche se finisse in zona play-out potrebbe contare su questo aspetto. Però pure lì tutto, i conti vanno fatti in base a questo limite di 8 punti. Dicevo dei tifosi che non condividono il silenzio stampa che sta facendo l'Avezzano, forse non porta neanche, diciamo che non porta neanche bene, quindi ecco. Io invito il presidente a rimuovere questo silenzio stampa anche solo per un fatto di scaramanzia. Prima di andare a commentare, chiudiamo la trasmissione con la Vastese, di cui ripeto non abbiamo purtroppo ancora le immagini, che potrete rivedere nel corso dei nostri notiziari o comunque sulla piattaforma magari YouTube, sul tardi, anche sui nostri tardi social. Eccoci qui, Andrea, ti faccio una domanda solo sul Porto d'Ascoli, usciamo un attimo fuori dalla, perché le parole di Ciampelli mi sono sembrate come di un ringraziamento, come di un percorso arrivato al culmine del Porto d'Ascoli. Ma ci può stare, perché lui è stato l'allenatore della prima promozione in Serie D di questa società, che è di San Benedetto del Tronto, ma è chiaramente espressione di una frazione di San Benedetto del Tronto. Ha vinto il campionato di eccellenza, ha fatto delle stagioni importanti in Serie D senza mai rischiare la retrocessione. Dopo circa un triennio ci può stare che questo capitolo si chiuda, se poi si chiuderà in un modo o in un altro, cioè io poi non so cosa ne sarà del Porto d'Ascoli, anche alla luce delle voci che si sentono circa l'attuale proprietà del Porto d'Ascoli, magari sarà coinvolta anche per una ripartenza della San Benedettese, però ci sono talmente tante incognite sia nel Porto d'Ascoli, ma se guardiamo la classifica della San Benedettese, che oggi ha perso in casa col Fano. L'Avezzano non può stare tranquillo, ma cosa dire della San Benedettese? Saluti da Guilmi, sì. Forza Vastese, salutiamo. La patria della, patria della ventricina, Guilmi, saluti beato, anche quindi a te, beato te. Beato te, eccoci. Roberta, invece la Vastese che in 2 giornate ha fatto 6 punti, questa di oggi una vittoria fondamentale. Assolutamente, questo è sono 6 punti di platino, lo dicevamo anche domenica scorsa, un ritorno alla vittoria che mancava da tantissimo tempo, evidentemente anche quel ritornare al riuscire ad acciuffare i 3 punti domenica scorsa ha ridato entusiasmo all'ambiente, ha ridato un po' di carica alla squadra, ai giocatori.
ha scosso un attimino gli animi, e anche oggi la Vastese è riuscita a portare a casa questi tre punti, riuscendo a bissare questa vittoria, e sono ovviamente sei punti di platino per quella che è la situazione della Vastese in questo momento, che ridanno morale e anche classifica in un momento in cui insomma non era facile riuscire a conquistarli. Andrea, Vastese che prima della sfida col Monte Giorgio aveva vinto solo 5 volte, non vinceva dal 7 dal di 7 gennaio. Dal 7 di gennaio, sì, l'ultima vittoria contro il Tolentino. La doppietta di Antonio Di Nardo, e poi adesso due vittorie di fila. Sì, è evidente che c'era un qualcosa che si era guastato anche da un punto di vista mentale. Sì, secondo me c'era anche un blocco mentale e psicologico, sicuramente sì. Che frenava. Il primo problema che abbiamo più volte evidenziato è stato l'allestimento dell'organico. Una rosa sulla carta competitiva e forte, ma assemblata male. Poi sono stati tutti questi cambi in panchina, e poi quando sei in affanno, probabilmente questa squadra, che era stata costruita non per lottare per salvarsi, è andata ancora più in difficoltà. Anche l'avvento di Cornacchini aveva addirittura peggiorato la situazione. Poi, lo ripeto, è proprio dall'intervallo di questa partita che stiamo vedendo, dall'intervallo della gara contro il Monte Giorgio, che è scattata la scintilla. Quei due gol di De Cerchio hanno rianimato una squadra che era in evidente difficoltà, praticamente agonizzante, e oggi è stata fatta una piccola impresa, perché violare il campo della Cinzia Valonga comunque non era affatto semplice, e questo ridà smalto al finale di stagione della Vastese, che non ha ancora finito l'opera, anzi è ancora difficile. 32 punti, a 37 c'è la zona salvezza, se non sarà salvezza diretta bisognerà passare per i play-out, quindi ancora lunga. Però se non altro, rispetto alla squadra che sembrava esanime del presosta, adesso è una squadra che si è messa nelle condizioni di potersela giocare. Ecco, sì, anche se dovrà affrontare i play-off, però almeno ecco, tu li vai, i play-out, tu però almeno li vai ad affrontare con uno stimolo certo, diverso. Intanto in questa posizione avrebbe il fattore campo, esatto, che non è fattore secondario, anzi. Ma poi se si riesce anche a giocare, anche in questo caso, un grande finale di stagione, creare il distacco verso la quart'ultima o quint'ultima, ricordiamo, con 8 o più punti di distacco i play-out non si fanno, la squadra meglio classificata si salva. Maurizio, andiamo a vedere il prossimo turno, siamo in chiusura. Eccoci qui, si gioca la 31esima giornata il 16 aprile a Vezzano Tolentino, Fano Monte Giorgio, Matese San Benedettese, Porto d'Ascoli Nuova Florida, Roma City Notaresco, Termoli Cinzia Valonga, Trastevere Pineto, Vastese Chieti, Vasto Girardi, Vigor Senigallia. E allora il Pineto, se dovesse festeggiare, mandiamo un po' più di cautela, ma se dovesse festeggiare o in Abruzzo o nel Lazio. Grazie. Perché poi ci sarà, dopo Trastevere, la trasferta sul campo del Roma City. Sì. E quindi sarà una festa. O Lazio-Abruzzo. Vedremo. Intanto trascorrerete le famiglie a casa, i giocatori, le squadre, noi tutti, una buona Pasqua, una serena Pasqua. Noi ci vedremo mercoledì prossimo con Offside. Ma restate collegati su TV6, perché tra poco continua lo sport della nostra emittente, perché tra poco la linea andrà a velò con Jacopo Forcella, Luciano Rabbottini, tanti temi da sviscerare anche con loro. Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie a Andrea Costantini. Grazie a voi, auguri di buona Pasqua. Grazie a Roberta Di Sante. Grazie, buonasera e buona Pasqua a tutti. Io faccio un saluto speciale prima di chiudere al signor Sandro Appianella, che ci segue sempre e ci vuole sempre bene. Un saluto a te Sandro a casa, noi ci rivedremo come sempre, come detto, mercoledì prossimo, e mi raccomando, occhio a non finire in offside.